Stefania, ma soprattutto buon 2021, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone che torna in questo nuovo anno per il turno infrasettimanale del campionato di Serie D. Poi tra poco vedremo ovviamente tutte le immagini, le interviste, gli episodi controversi, ma innanzitutto è un piacere rivedervi anche in questo nuovo anno. Ci siamo lasciati alle spalle un 2020 che certamente non dimenticheremo facilmente. Speriamo che il 2021 ci porti decisamente migliori notizie anche a livello calcistico. Come detto, oggi giornata di Serie D che riprendeva dopo la pausa natalizia consueta e ripresa, insomma, con tanti pari, una vittoria, quella del Notaresco che aggancia il Campobasso in vetta alla classifica, e una sconfitta, l'unica delle abruzzesi in giornata, quella sanguinosa del Pineto sul campo del Rieti, in una giornata condizionata ancora ovviamente dall'emergenza sanitaria, due partite rinviate per Covid, un'altra per maltempo. Ne parleremo ovviamente questa sera con gli ospiti, con gli amici in studio, con i miei compagni di viaggio. Saluto in redazione Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao, ciao e buonasera a tutti. E in studio, reduce dalla partita del Fadini di Giulianova, Roberta Di Sante, ciao Roberta. Ciao Jacopo, buonasera a tutti e buon anno. Buon anno anche a te. Tra poco avremo anche in collegamento Niccolò Cancelli del Notaresco, che eccolo qua, ciao Niccolò. Buonasera. Allora, noi stiamo per andare a vedere le schermate. Se riesci a girare in orizzontale il telefono, iPad, okay, quello che hai tra le mani, ancora, è ancora meglio. Intanto andiamo a vedere i risultati e la classifica, ricordandovi che nel match delle 16 Napoli-Spezia 1-1, un po' a sorpresa. Poi vedremo anche i riflessi sul mio fantacalcio e mi farò dare anche un feedback da Niccolò se lo fa il fantacalcio. Risultati della giornata con l'ausilio della grafica, era la numero 10, come vedete tre rinvii: Atletico Porto Sant'Elpidio, Olimpia Agnonese rinviata, così come Recanatese Aprilia e Vasto Gerardi Castelfidardo, questa partita non rinviata per Covid ma per maltempo. Le altre: Cinzia Albalonga Castelnuovo 2-2, Giulianova Fiuggi 0-0, con il Giulianova che nel finale ha fallito un calcio di rigore con Alessio Campagnacci. Notaresco Matese 3-1, il gol anche Niccolò, poi vedremo davvero un bellissimo gol, peraltro pochi minuti dopo essere entrato in campo. Rieti Pineto 1-0, Tolentino Montegiorgio, partita scoppiettante 3-4, Vastese Campobasso 2-2. Peraltro vi dico che proprio negli ultimi istanti di gara sia il Castelnuovo che la Vastese hanno acciuffato il punteggio di parità, erano sotto entrambe le formazioni. La classifica che sorride davvero al Notaresco, che aveva finito il 2020 con la vittoria nel derby del Vomano contro il Castelnuovo, riprende battendo il Matese e aggancia a quota 20 punti proprio il Campobasso del grande ex Mirko Cudini, a quota 20. 19 punti per il Castelnuovo, Cinzia Albalonga e Pineto a quota 15, 14 punti per Recanatese, Montegiorgio e Rieti, 13 per il Vasto Gerardi, 12 per il Fioggi, 11 per il Tolentino, 9 per Castelfidardo, Vastese e Aprilia, 7 per il Matese, 5 per il Giulianova, 2 punti per Olimpia Agnonese e Atletico Porto Sant'Elpidio. Allora io direi, bando alle ciance, Niccolò, ti facciamo rivedere subito il servizio della partita, mentre il nostro studio ovviamente si colora di rosso-blu per i colori del Notaresco, capolista in classifica insieme a un'altra squadra rosso-blu, il Campobasso. Vediamo insieme il servizio. Notaresco batte Matese 3-1. Il 2021 del Notaresco si apre con una vittoria, la sesta in stagione, con la formazione del presidente Di Giovanni che ritrova la vetta della classifica agganciando in vetta il Campobasso. Nella calza della Befana per il rossoblù dunque i tradizionali dolcetti, ma anche un po' di carbone per un primo tempo giocato male e condito da tanti errori. Di tutt'altro cliché la ripresa nella quale si è rivista la squadra che è tra le favorite per la vittoria finale. Rispetto al derby vinto a Castelnuovo Vomano, mister Epifani recupera Blando dopo l'infortunio e Colombatti dopo la squalifica, per entrambi una maglia da titolare. Sul fronte opposto il tecnico Urbano rinuncia all'infortunato Delicato, coppia d'attacco composta dall'argentino Galesio e dal portoghese Abreu, top scorer dei campani con 4 reti. Il Notaresco non ha un buon approccio al match con il Matese, che risponde colpo su colpo. Al quarto d'ora l'avvisaglia di quello che sarebbe successo, un super intervento di Sciba
annega la gioia della marcatura ad Abreu, ma due giri di lancette più tardi ecco il vantaggio della formazione ospite. Fa tutto a Dusa che recupera palla e in diagonale fulmina l'esterno difensore rossoblù. Matesi avanti al minuto 17. Fa fatica la compagine di Epifani a reagire, squadra che sbaglia tanti appoggi, il poco movimento che favorisce l'attento schieramento del Matese. Al 29esimo suona la scossa Marchionni con un'azione personale in velocità, tiro respinto dalla difesa. L'azione prosegue, lo stesso numero 7 crea la palla gol più pericolosa con un tiro a giro che lambisce il palo alla sinistra di Palombo. Tutto qui il primo tempo, con le immagini di Giancarlo Rapagnà passiamo alla seconda frazione. Dagli spogliatoi rientra un notaresco volitivo ed aggressivo e dal decimo ecco il primo intervento di Palombo che neutralizza un colpo di testa di Capitan Speranza sugli sviluppi di un angolo. Ma nella ripresa la marcia dei rossoblù è diversa e gli effetti non tardano ad arrivare. Minuto 14, ecco il pari, lo trova Marchionni, il giocatore che ha dato la scossa ai suoi, deviazione volante su cross di Banegas e palla nel sacco per il terzo centro in stagione del numero 7 di casa. Da applausi veramente la conclusione dell'ex Montegiorgio che non ha lasciato scampo a Palombo. L'inerzia è cambiata, mister Epifani manda in campo Simoncini e Cancelli al posto di Ghiani e Blando e appena 4 minuti dopo è proprio Cancelli a ribaltare il punteggio. Azione caparbia di Dos Santos e Banegas, la sfera arriva al giocatore classe 2000 che al volo mette in rete per il suo secondo gol in stagione, Notaresco 2, Matese 1. La gara resta vibrante ed in equilibrio, è passata la mezz'ora, il Matese si riaffaccia dalle parti di Sciba con un tiro di Setola, attento il numero 1 che blocca in due tempi. La risposta del notaresco al 40esimo con un'azione manovrata che porta al tiro il neentrato Paganin, diagonale sul fondo non di molto. Partita finita? No, perché c'è ancora da annotare al quarto minuto di recupero l'espulsione di Palombo, estremo difensore del Matese, per un fallo su Dos Santos che lo aveva saltato in velocità. Dentro Kuzmanovic dalla panchina a difesa dei pali dei campani, ma il numero 12 fa appena in tempo a raccogliere la palla in fondo alla rete perché la successiva punizione dal limite viene trasformata dallo stesso Dos Santos con un tiro secco e preciso, 3-1 e quarto gol di stagione per il puntero Scarrioca che esulta mentre il direttore di gara decreta la fine del match e la gioia rossoblù che inizia l'anno in vetta alla classifica. Poi sentiremo le interviste, però intanto vado da Nicolò per chiedergli innanzitutto, Nicolò, una partita più complicata di quello che si poteva pensare all'inizio e che ha visto un primo tempo in cui avete fatto più fatica, mentre nella ripresa, insomma, è bastata una ripresa ai vostri livelli poi effettivamente per avere la meglio del Matese. No, sicuramente il gol ci ha dato una scossa perché comunque loro una buona squadra, scorrevano praticamente tutti su ogni palla e dopo un primo tempo, diciamo, come ha detto lei, non bellissimo, comunque il gol bellissimo di Lorenzo ci ha dato una grossa mano per portare a casa questa vittoria, una bella vittoria, diciamo. Senti, avevate studiato i gol, cioè cross da destra e tiro al volo, perché sia te che Marchionni qualche minuto prima avete fatto un gol non identico, probabilmente più difficile quello di Marchionni. Marchionni, quello di Lorenzo è stato un bellissimo gol, ma ringraziamo soprattutto Banegas per i due assist. Senti Nicolò, io ti volevo chiedere, avete terminato bene il 2020, ricominciate molto bene il 2021 e tutto sommato io la domanda è, poi negli spogliatoi, insomma, a quello che aveva fatto il campo basso, siete andati a vederlo e qual è stata la reazione? No, ti dico la sincera verità, non vediamo cosa fanno le altre squadre. Sinceramente, dopo i tre punti che abbiamo perso a campo basso, ci siamo guardati un attimo e ci siamo detti che comunque ogni partita deve essere per sé. Quindi, assolutamente, un pensiero ce lo facciamo sempre, perché comunque una grande squadra come quella, contendente al campionato, sicuramente recuperare punti è più importante di farli, assolutamente. Vi ha dato un po' anche a livello emotivo la scossa quella sconfitta di Campobasso? Assolutamente. Per come è avvenuta, perché non avevamo giocato neanche male, dai, assolutamente. Forse abbiamo giocato meglio in inferiorità numerica che in parità numerica, con un'espulsione che secondo me non c'era. E diciamo che quello è stato un bello schiaffo, dai. Andrea, questo notaresco, poi tra un po' andremo a sentire anche ovviamente le interviste, però
insomma, giustamente lotta su ogni punto perché sa, reduce dall'esperienza dell'anno scorso, quanto può fare la differenza uno, due punti. Beh, cioè, hai visto mai, Domenica c'è Notaresco-Vastese e proprio la sconfitta casalinga con la Vastese lo scorso anno, col senno del poi, potremmo dire che è costata la promozione al Notaresco, perché se avessero vinto quella partita probabilmente il Materica non avrebbe effettuato il sorpasso e allora il Notaresco sarebbe in Serie C. Coi tempi che corrono, poi sentiremo Epifani che dice: io preferisco stare in vetta a maggio, ora mi interessa poco. Sì, in tempi normali sarebbe vero, però di questi tempi, sperando che la situazione epidemiologica vada a migliorare, ma siccome ci sono tanti interrogativi, più si sta in alto meglio è, anche da una fase tra virgolette iniziale del campionato, perché siamo a gennaio ma questa è soltanto la decima giornata. Però oggi era importante perché si ritornava dopo la pausa, il Matese veniva di slancio dalla vittoria contro la Vastese, per il Notaresco poteva essere una gara trabocchetto e lo è stata per almeno un'ora, poi le cose sono cambiate, come abbiamo visto anche con l'inserimento di Nicolò dalla panchina, che ha dato comunque la scossa giusta alla squadra. Peraltro lo scorso anno gli ho portato anche fortuna, perché lui lo scorso anno segnò sia contro il Chieti e sia ad Avezzano e io ero in entrambe le partite, quindi stavolta sei riuscito a segnare senza però mia... Guarda, allora segna i derby, perché oggi è vero che ha segnato col Matese, ma era il secondo gol, perché il primo l'aveva fatto col Pineto, cioè Nicolò Cancelli quando c'è un derby tutto abruzzese è infallibile. Esatto, e quindi insomma, tra l'altro scusami, ora ho un flash ma potrei aver la memoria un po' offuscata, ma il gol a Catania chi lo ha fatto? Dos Andas, Di Matteo il gol. Ah, ok. Quindi ci siamo parlati, ha detto che l'ha presa con la testa, quindi... Però il cross era tuo, il calcio d'angolo. Sì. Cioè, si pensava che la palla fosse entrata. Provo a romanzare il dialogo. È vero che l'ho presa io di testa? E Nicolò che dice sì, l'hai presa te di testa. È andata più o meno così. Bravo, sì. ecco. Va bene, quindi sostanzialmente diciamo che quel gol lo diamo a Dos Santos. Senti, Nicolò, tra un po' andiamo ad ascoltare le interviste agli allenatori, però ti chiedo, e lo chiedo anche in subordine ad Andrea e a Roberta, che cosa in più il Notaresco e che cosa in più il Campobasso in questo momento? Ovviamente è davvero risposte flash, Sinceramente su questa cosa non saprei dirti. Secondo me, dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista, noi quest'anno siamo una grande squadra, nel senso abbiamo un gruppo molto, molto unito, che per me il gruppo è la prima cosa, quindi fa molto la differenza, e poi le qualità tecniche sicuramente non si mettono in dubbio. Poi abbiamo anche un grande mister, quindi assolutamente siamo una grande squadra. Forse il Campobasso ha la fortuna di giocare da più anni insieme, perché sicuramente giocano insieme da un anno, quindi sono 2 anni. Forse è l'unica cosa che ci può fregare, dai. Roberta e poi Andrea, che cosa è più il Notaresco secondo te, che cosa ha di più il Campobasso? Noi riduciamo a queste due, non ce ne vogliono le altre, ma adesso stiamo facendo, davvero stiamo giocando. Ma guarda, ti dico, forse cioè, a Campobasso, che è una grande città, ci può stare una pressione maggiore rispetto magari a Notaresco, per esempio, che comunque sì, è vero che sono diversi anni che fa degli ottimi campionati, ma magari non c'è la pressione che può esserci in una città come Campobasso. E quindi questo può influire da fuori. Poi all'interno il Notaresco ha dei giovani molto interessanti, che a me piacciono molto personalmente. L'estro, ecco, magari di un giocatore come Banegas e Dos Santos, che comunque i suoi gol li ha sempre fatti, possono dare quel qualcosa in più. Per quanto riguarda il Campobasso, a me piace molto, oddio, però anche Epifani, a me piace molto Cudini, stavo dicendo, però insomma anche Epifani è un ottimo allenatore, quindi insomma sono due belle squadre. Andrea? Concordo con Roberta quando dice che a Campobasso ci sono più pressioni e queste alla lunga possono anche essere diciamo lesive nei confronti dello stesso Campobasso, che però
ha una squadra più definita già dallo scorso anno, cioè il Campobasso ha cambiato poco, ha l'ossatura della passata stagione, e invece il Notaresco ha cambiato di più, però è anche vero che il Notaresco è una squadra fresca, brillante, e quindi insomma sarà un grande duello dove penso non si possa escludere l'area canatese se riuscirà a recuperare, sì, facendo punti dopo tutta questa serie di partite saltate per il Covid. Voglio vedere la Cinzia Albalonga che deve recuperare con Campobasso se avrà la forza di inserirsi nella lotta al vertice, e voglio vedere anche il Pineto che oggi ha perso un altro brutto passo falso, però c'è ancora tempo anche per il Pineto per rientrare dopo anche l'innesto di Minnozzi, però Pineto deve essere protagonista, io vedo il Pineto all'altezza di queste altre squadre, però poi il campo deve dirlo. Certo, ci ascoltiamo le interviste del post gara di Notaresco Matese. Primo tempo no, bruttino, brutto, siamo stati, non eravamo noi, abbiamo sbagliato troppo, però la mia sensazione è quella che le partite dopo le feste sono molto pericolose. Abbiamo incontrato una squadra organizzata, una squadra che ha fatto mercato, sicuramente oggi è una squadra difficile da incontrare, e quindi primo tempo abbiamo fatto male, poi abbiamo fatto degli errori dove abbiamo concesso loro delle occasioni. Dopo il secondo tempo siamo entrati con un altro piglio, tra primo e secondo tempo ho parlato con la squadra, ho cercato di scuoterla e siamo rientrati in campo con un grande piglio, una grande voglia di fare, una grande voglia di ribaltare il risultato, cambiando anche a livello tattico, e oggi sono contento perché quando uno entra dalla panchina cambiamo qualcosa e riusciamo a svoltare la partita, significa che stiamo crescendo anche come gruppo. In 45 minuti poi è cambiato tutto perché è arrivata la vittoria, è arrivata la prima del 2021, è arrivato anche l'aggancio in testa alla classifica. Ma di questo, Matteo, tu lo sai io come la penso, stare primi adesso conta poco, a me piacerebbe stare primi a maggio, allora vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di straordinario, quindi su questo argomento ci vado molto poco, io penso a lavorare, penso a far crescere questo gruppo. Noi nel momento in cui abbiamo preso l'1-1 è subentrata un pizzico di ansia, un pizzico di incertezza che spesso ci capita, ci è capitato in questa fase del campionato, però noi il primo tempo abbiamo fatto molto molto bene, noi oggi usciamo dal campo con tre gol sul groppone, però alla fine da quello che ricordo io non mi sembra che il nostro portiere abbia fatto interventi, cioè se non andiamo a vedere tre conclusioni, ma non perché si erano responsabilità del portiere, perché la squadra ha lavorato molto, soprattutto nel primo tempo è stata molto brava, e se uno non vede la partita pensa che ci sia stato soltanto un Notaresco in campo, invece così non è, perché noi abbiamo fatto secondo me un'ottima prestazione. Queste erano le voci del post-gara dei due tecnici, ovviamente Massimo Epifani e Corrado Urbano. Prima di salutare Nicolò, ovviamente ringraziando il Notaresco, l'ufficio stampa che ce l'ha messo a disposizione. Nicolò, le ultime due, una seria e una no. Una domanda seria e una domanda no. La domanda seria è, si torna subito in campo, adesso c'è un derby che tu sei insomma legato, cioè nei derby vai forte, c'è Notaresco-Vastese. La Vastese che più tardi vedremo ha cambiato allenatore, oggi ha fermato proprio il Campobasso, è una partita contro una squadra che chiaramente adesso ha avuto una scossa dal cambio allenatore. Che partita vi aspettate? No, sicuramente sarà una partita, nessuna partita in questo campionato diciamo che è facile, e la Vastese sicuramente sul piano di giocatori è un'ottima squadra, costruita sicuramente per far bene e non per la classifica che essa dimostra, e ci aspettiamo sicuramente una partita dura. E sicuramente però anche noi abbiamo voglia di conquistare altri tre punti, perché appunto dobbiamo rimanere lì su. Invece, allora, la domanda semiseria è, intanto do l'aggiornamento, che lo Spezia in vantaggio clamoroso al Diego Armando Maradona di Napoli, 1-2, vantaggio del Napoli con Petagna, pareggio di Nzola su calcio di rigore per lo Spezia, Spezia che è rimasto in 10 per il rosso Ismaili, e adesso ha segnato il 2-1 in 10 con Pobega. E allora ne approfitto per fare l'angolo, lo fai il fantacalcio Nicolò? Sì, lo faccio. Ok, ti faccio vedere la mia di formazione, oggi un disastro, al un mio disastro che ha segnato tutto il tridente. Ti faccio vedere la mia e capirai chi mi ha segnato. Purtroppo Musso ha preso 2 gol, Adebor 6, Mancini 6, nonostante i 3 gol niente, De Vrij ha segnato, ma insomma Zielinski
fino adesso male, De Paul male, Politano male, male sostituito da Petagna, Traoré, Lautaro Martinez non gli hanno fatto battere il calcio di rigore, ho solo il gol di De Vrij e l'assist di Roberto Insigne, Lasagna 5, un disastro. E io sto come lei. No, non mi dare del lei, ti prego. Ah, ok, io sto come a te. Perché? Uguale, malissimo. Malissimo? Sono andato male, male, male. Sì, ma chi ti ha segnato male. E chi gli ha segnato? No, avanti avevo Caputo che purtroppo non mi segna più. Nel centrocampo Barella, Brozovic. No, mi è andata male. Nikita Rian mi porta avanti la squadra. Con solo un gol e un assist. Solo lui. Solo l'armeno della Roma. Grazie Nicolò. Grazie a voi. Grazie per essere stato grazie con noi Nicolò Cancelli. Un disastro il fantacalcio, siamo in due. Oddio, dal centrocampo che ha, sospetto qualche simpatia, ma non ci metto la mano sul fuoco. Intanto cambiano i colori, vai Maurizio, eccoli qua. Diventano giallorossi, Roberta, perché te oggi sei stato al Fatini 0-0. Io direi, ci vediamo subito il servizio della partita. Giulianova Fiuggi con la tua firma, ovviamente, e poi parliamo della partita e del momento del Giulianova. Vediamo. Risultato ad occhiali tra Real Giulianova e Atletico Terme Fiuggi nella prima stagionale del 2021. I giallorossi conquistano il primo punto tra le mura amiche del Fadini, ma sprecano il regalo della Befana, sbagliando nel finale un calcio di rigore con Campagnacci che pesa come un macigno sull'economia del match. Senza Cristiano Del Grosso, che ha lasciato il Giulianova per accasarsi alla Casertana, Federico Del Grosso arretra Danna in difesa con D'Antonio sull'out di sinistra. Spazio a Mariani a centrocampo, mentre in avanti Campagnacci, Pedalino e Antonelli formano il tridente offensivo. Incocciati fa esordire dal primo minuto in difesa il neoarrivato Mario Esposito, Proia detta i tempi a centrocampo, mentre il terminale offensivo è il giovane 2002 Cifarelli, supportato da Basilico e Bittaie. Dopo una prima fase di studio, al 18° a farsi pericoloso è il Fiuggi. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Forgione di testa spedisce la sfera non lontana dal palo sinistro della porta difesa da Amadio. La gara è agonisticamente combattuta dalle due formazioni, ma offre poco spettacolo e scarse occasioni. Sono gli ospiti a provare a fare la partita e a conquistarsi al 33° un calcio di punizione dal vertice destro dell'area di rigore, che Basilico però spedisce alto oltre la traversa. Ancora laziali al 38° pericolosi con Proia, la gran botta dalla distanza del centrocampista termina fuori di poco. Il Giulianova fatica a creare occasioni e l'unico episodio da segnalare al 44° è quello che vede protagonista Antonelli, che recupera palla al limite dell'area, ma la conclusione è imprecisa. Cambia poco anche nella ripresa, in campo tanto agonismo ma poca incisività. Prova a inserire forze fresche Del Grosso al 10° richiamando in panchina Antonelli e gettando nella mischia Barlafante, ma 2 minuti più tardi sono gli ospiti a farsi pericolosi. Turzo se ne va sulla sinistra e crossa in area per Forgione, che tenta l'acrobazia senza fortuna. Il Giulianova replica al 25° con un cross velenoso di Paudice dalla destra, ma sulla linea Turzo è il più lesto a intercettare e spazzare la propria area di rigore. La gara non si sblocca, ci vuole un episodio che arriva puntuale al 41°, quando Barlafante si incunea in area e viene messo giù. Per Natilla di Molfetta ci sono gli estremi per il calcio di rigore, ma Campagnacci dal dischetto non angola abbastanza. Novi intuisce e blocca a terra per la disperazione dei giugliesi. Nel finale si accendono gli animi per una palla contesa, ne fa le spese Costa in panchina, che viene ammonito. Dopo 5 minuti di recupero termina così 0-0, una sfida che evidenzia la poca incisività in avanti delle due squadre, un punto che lascia tanta amarezza tra i giallorossi per non aver conquistato l'intera posta in palio. E il direttore sportivo annuncia per domenica prossima l'arrivo di un difensore e un centrocampista a rinforzare la rosa. E poi le sentiremo le interviste, sono anche le parole del direttore Franco Teodoro, che sì, annuncia proprio i due arrivi più, probabilmente un terzo in avanti, ma questo staremo non subito. Intanto è arrivato Alessio De Cerchio, che oggi non ha giocato, ma è un nuovo giocatore del Giulianova. Però ti chiedo, stiamo un po' sulla partita, poi parliamo anche degli arrivi, Roberta. Primo punto al Fatini, però risulta difficile definirla una buona notizia.
Sì, perché comunque c'è stato, diciamo che ecco, era arrivato il regalo della Befana, poi lo vediamo, il rigore c'è ed è netto, quindi sì, parliamo sì, il di... c'è. Però è stato sprecato dal Giulianova, ovviamente un errore dal dischetto ci può anche stare, però è proprio la prestazione dell'intera partita. Anche in questa occasione il Giulianova ha faticato abbastanza a creare occasioni, nonostante il Fiuggi non abbia fatto chissà cosa, però comunque ha cercato di fare un po' di più la partita rispetto ai giallorossi, ha avuto le sue occasioni, le ha sprecate, quindi anche in questo caso insomma pareggio è giusto, lo 0-0 è giusto, perché comunque la partita ha messo in evidenza diciamo, carenze negli ultimi 16 metri da parte di entrambe le squadre. Continua. Scusa, però... ho fatto un movimento che ti ha interrotto, ti chiedo venia. Però. E quindi insomma sicuramente difficoltà in avanti per entrambe le formazioni, poi lo dirà anche Incocciati nell'intervista che sentiremo, però ecco, il momento del Giulianova oltre ecco, al gioco, alla partita in sé, in cui di gioco in realtà ne abbiamo visto poco, non è stata una bella partita, poche occasioni, tanto agonismo in campo ma sicuramente non spettacolare, vive comunque un momento particolare, il morale della squadra ovviamente non può essere buono, Cristiano Del Grosso è andato via in settimana e forse con gli annunci si aspettavano già da diversi giorni, serviranno magari a ridare un pochettino di morale. Il punto conquistato oggi è comunque un punto importante, però ecco, pesa come un macigno l'errore dal dischetto, perché di punti ne potevano essere 3 e avrebbero rappresentato linfa vitale. Sicuramente c'è tanta tensione in questo momento a Giulianova, intorno alla squadra, alla società. Non è facile nemmeno andare in campo né per Del Grosso né per i giocatori in questo momento. Andrea, vengo da te perché insomma oggi abbiamo visto un'occasione per Antonelli, di fatto intanto ti dicono che ai pinetesi manchi e soprattutto senza di te perdono. Non so se è vero. Domenica prossima. Domenica. Dicevo, Antonelli poi è una squadra che vive molto molto sul talento di Barlafante, però poi in realtà davanti tra Pedalino e Campagnacci adesso toglie il rigore, però da questi giocatori probabilmente è lecito attendersi qualcosa di più. Mi viene da chiedersi quanto però di più, perché Campagnacci comunque è un giocatore ora abbastanza in là con l'età, è chiaro che da lui ci si aspetta tanto, però non è più il Campagnacci di una volta, altrimenti magari non sarebbe sceso fino alla Serie D, però è pur vero che se non può essere quel giocatore, un calcio di rigore lo si potrebbe battere un po' meglio e oggi lo ha battuto male. Pedalino è un giocatore in Serie D che ha fatto sempre tanti gol, però sono diverse stagioni che non sta granché bene, sempre acciaccato, sempre un po', sempre insomma gioca poche partite, quindi io non so quanto si possa chiedere a lui. Se stesse bene si potrebbe chiedere tanto, io ricordo anche a Pineto c'erano discrete aspettative, poi è andato via senza aver lasciato granché il segno, proprio perché anche a Pineto non è stato bene fisicamente. Se sta bene è un conto, se non sta bene è chiaro che l'attacco latita nel Giulianova e quello è un grosso problema. Se poi ci metti che oggi in una partita non brillante, che era da 0-0, ti arriva il jolly con Barlafante che pesca questo fallo e non si concretizza questa opportunità, sono altri 2 punti buttati al vento e il Giulianova Alfadini continua a fare troppo poco per potersi tirare fuori dalle secche della classifica. Allora, facciamo così. È anche vero sì, che velocissimamente devo andare in pubblicità. Volevo solo dire che poi è anche vero che tra l'altro di palloni giocabili non è che gliene arrivino così tanti, Chiuso. Assolutamente. Noi ci fermiamo per la pubblicità, poi al rientro ovviamente ascolteremo le parole di Del Grosso, di Incocciati e anche del direttore Teodoro del Giulianova che parla anche di acquisti. Ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, torniamo tra poco. Seconda parte dell'Abruzzo del pallone in questa epifania tutta dedicata alla Serie D, andremo avanti fino alle 20:55, dunque ancora un'ora
per parlare di tutte le partite di Serie D. Intanto, Roberta, parlavo del Giulianova, prima della pubblicità ci andiamo ad ascoltare le voci dello spogliatoio. Federico Del Grosso, Beppe Incocciati e in mezzo Franco Teodoro, direttore generale del Giulianova, che parla anche dei nemmeno probabili, certi arrivi in settimana. Domenica uno più in là. Uno più in là, ci ascoltiamo l'intervista. Però sono errori che si commettono, quindi non è giusto colpevolizzare questo errore. Però ci prendiamo questo punto, zero gol subiti, non abbiamo rischiato quasi nulla, abbiamo creato qualcosina, quindi alla fine sapevamo che era una partita alta sul ritmo agonistico, purtroppo il campo non permette delle grandi giocate, abbiamo rischiato qualcosina noi tra l'altro nel primo tempo, complicarci la vita da soli, però ecco, tutto sommato con il morale che ha la squadra secondo me è un buon punto. Sappiamo quali sono i nostri limiti, però mi interessa, preferisco ecco, esaltare quello che i ragazzi hanno fatto di buono, perché quindi la società mi sta mettendo a disposizione insomma, dei ragazzi competitivi per raggiungere la salvezza. Quindi aspettiamo, dobbiamo lavorare, un passettino alla volta raggiungeremo questo obiettivo. Sì, però Incocciati deve dirmi anche cosa ha fatto di buono il Fiuggi, una partita da pareggio, quindi, anzi potevamo vincerla noi, quindi ecco, Incocciati pensasse al Fiuggi, io penso al Giulianova. Noi rivendichiamo la possibilità di rifarci la prossima volta, anche perché stiamo per completare la rosa con giocatori di categoria che arriveranno a breve, quindi questo ci dà speranza e fiducia. Dove, in quali ruoli arriveranno questi giocatori? Dove il Giulianova in questo momento ha più bisogno secondo lei? C'è qualche nome che possiamo fare? Sì, al momento subito arriverà un difensore di categoria e un centrocampista. Successivamente valuteremo anche la possibilità di acquistare una punta, sperando di trovarla sul mercato dei professionisti o sicuramente di valore che accrescerà la rosa di questa squadra. Quindi tre saranno i giocatori che andranno a completare, a rinforzare la rosa del Giulianova, o ci sarà anche qualche altro innesto? No, momentaneamente due nell'immediato per domenica, successivamente abbiamo la possibilità del tempo che ci consente la possibilità di intervenire sul mercato, quindi guardiamo con riflessione, non ci affrettiamo, vogliamo semplicemente colmare delle lacune laddove sono evidenti. Le partite si vincono quando riesci ad essere determinante in zona gol, perché insomma per il resto direi che in fase di non possesso siamo stati abbastanza accorti, abbiamo gestito bene la gara, abbiamo tenuto sempre il pallino del gioco a mio parere, e quindi ho poco da recriminare ai miei ragazzi, però bisogna essere più cattivi in zona gol, bisogna capire che questo gioco per vincere bisogna fare gol, altrimenti poi si rischia di prenderlo anche per un episodio avverso come ci sta accadendo da diverse settimane, e anche oggi grazie al nostro portiere l'abbiamo sdentato, quindi speriamo che anche questo aspetto venga messo da parte, però noi abbiamo necessità, come dicevo prima, di essere più cattivi in zona gol, anche se ci mancano degli uomini importanti che stiamo recuperando nella speranza che quanto prima possano tornare in mezzo a noi. Basteranno, Roberta, questi arrivi? Tre, diciamo, due subito e uno, un attaccante che arriverà più in là, ma non cioè, più in là nel senso magari la prossima settimana. Ecco, se arrivano subito, allora intanto per il momento sicuramente potrebbero anche fare, insomma, potrebbero anche bastare per il momento, però devono arrivare subito. Eh sì, anche perché adesso c'è una trasferta complicata a Montegiorgio per il Giulianova e non sarà affatto semplice. A proposito, resta con noi Roberta, poi al tuo posto si siederà Stefano Recanati, perché cambiano giustamente i colori, anche la mia colorazione cambia, giustamente, di riflesso, perché ci andiamo a vedere la sconfitta del Pineto a Rieti, un po' a sorpresa, non ce l'aspettavamo, Rieti Pineto 1-0.
Nella decima giornata del campionato di Serie D, il Pineto scivola sul campo del Rieti, che conquista così la quarta vittoria consecutiva. Pronti via e si affacciano i padroni di casa. Fioretti conclude palla sopra la traversa. Il Pineto non sta a guardare. D'Angelo pennella per Minincleri. Scaramuzzino risponde presente. Sempre i biancazzurri provano a mettere la freccia. Olcese prolunga per Cercelluti. Bordata del numero 23. Fuori di poco. Nel finale emozione da ambedue le parti. Sabatini cross al centro, Olcese devia, palla fuori di un niente. Sul capovolgimento di fronte, splendida conclusione di Orchi, grande risposta da parte di Mercorelli. Nella ripresa si rompono gli equilibri, Fioretti si incune in area, splendida girata che batte il numero 1 biancazzurro. Il Rieti spinge sull'acceleratore, lo stesso Fioretti lavora uno splendido pallone, scarica per Tiraferri che spara le stelle. I teramani non ci stanno, Cercelluti semina il panico, il neoentrato Esposito non ci arriva per questione di centimetri. Sempre il numero 23 nel finale riceve da un compagno, ma la sua conclusione non c'entra la porta. Non succede più nulla. Il Pineto cede l'intera posta a un Rieti che guadagna così il quarto successo di fila. Il match da Francesco Paolo. Sì, sapevamo della forza del Rieti, soprattutto in casa, su un terreno sintetico e non di grandissime dimensioni, quindi sapevamo che era una partita di contatto fisico, di seconde palle. Tutto sommato la prima frazione abbiamo avuto 3-4 opportunità importanti come Cercelluti e Olcese, dove siamo stati fortunati. Il Rieti mi sembra che ha calciato soltanto una volta a 45 con una posizione di Orchi, poi appena entrato in campo il secondo tempo il vantaggio ha dato quelle carica e entusiasmo alla squadra di casa, ma no, tutto sommato abbiamo cercato, pur rischiando qualcosina perché era inevitabile, di pareggiare la partita. Abbiamo creato le solite nostre 3-4 situazioni favorevoli, dove magari in qualche circostanza abbiamo sbagliato anche la scelta finale o l'ultimo passaggio, e ci abbiamo provato, peccato, perché sicuramente potevamo uscire fuori dal campo del Rieti con un risultato positivo. Sì, abbiamo fatto una gara secondo me molto importante, 60-65 minuti di alto livello contro un'ottima squadra, impostata da parte nostra strategicamente con molta aggressività. È chiaro, se facciamo giocare molto il Pineto a qualità eccelsa, e quindi per cui era determinante il fatto di stare molto alti e aggressivi. Poi è normale, dopo il gol loro comunque con i cambi, giocatori importanti e molto bravi, per cui abbiamo un po' sofferto la loro anche voglia di comunque di reazione, per cui però bravi bravi miei ragazzi, perché continuiamo a dare filo da torcere a chiunque. È un campionato questo bello, c'è tanta qualità tecnica, però credo che se continuiamo ad essere così aggressivi per l'arco dei 90 minuti, e non è semplice per carità, penso ci possiamo divertire. La squadra più in forma è il Rieti, però volevo un attimo capire da te, Roberta, vediamo la classifica del girone F, perché ricordiamo sempre che il Pineto è una delle poche squadre che le partite le ha giocate tutte. Sì. Non ha gare da recuperare. No, per il che momento vuol dire no. Che tecnicamente potrebbe essere a tiro sorpasso di tante formazioni. Sì, soprattutto la Recanatese, che ha soltanto un punto ma 4 partite da recuperare. Io penso che, insomma, non credo che la Recanatese perderà tutte e 4 le partite che deve recuperare. Effettivamente dal Pineto ci si aspettava forse una partenza un po' migliore rispetto a quanto fatto. A volte ha raccolto meno probabilmente di quello che meritava, che avrebbe probabilmente meritato, anche però oggi forse ha raccolto meno di quanto meritava, non lo so, perché ho visto, noi abbiamo visto gli highlights insieme, ci sono state delle opportunità effettivamente con Cercelluti, con Olcese. Allora ti dico la mia, perlomeno oggi non ho visto la partita, però ho visto le ultime, no? Che abbiamo seguito, sì, insieme del Pineto. Cercelluti sta giocando delle buone partite, sta facendo delle buone prestazioni nelle ultime partite, però come abbiamo evidenziato più di una volta, poi ho detto Cercelluti, che abbiamo nominato Cercelluti, ho visto che aveva fatto quel bell'assist anche, cioè assist, quel cross bello che poi Olcese non è riuscito a concretizzare, però poi ecco, alla fine manca sempre qualcosa a questa squadra, che anche oggi
oggi comunque non è riuscita ad andare in gol. Questo è la costante che si continua a ripetere partita dopo partita. Adesso è arrivato anche questo nuovo giocatore Minnozzi, però ecco, proprio nel momento in cui arriva anche Minnozzi si infortuna Tomassini, che ha riportato una contrattura al polpaccio proprio nell'ultimo allenamento prima della gara di Rieti, infatti non era convocato oggi. Insomma, io spero che questa situazione, insomma, che il Pineto si possa sbloccare. Prendo spunto da un SMS che è arrivato e sì, dalle parole di Daniele Amaulo per andare da Andrea, perché effettivamente Amaulo ha detto era una partita che sapevamo in un campo stretto, probabilmente sintetico, non adatto proprio alle nostre caratteristiche, gara da seconde palle. Le gare da seconde palle, quelle lottate, effettivamente il Pineto ne... No. Con la buona o con le cattive ne imborrocca quasi nessuna, poche. Ricordiamo zero. Le gare con l'Agnone, le ultime, cioè, gare con l'Agnonese, per esempio. Com'è possibile? Beh, è possibile perché evidentemente c'è un deficit da un punto di vista agonistico. Peraltro ho visto un messaggio che è arrivato: presidente, chiudi il borsello. Invitano il presidente a essere brocco, a essere un po' più drastico nei confronti dei giocatori, che evidentemente sono forse sin troppo coccolati, se ho interpretato bene il senso del messaggio che è arrivato in precedenza. Sì. Però, insomma, è vero che mancava Tomassini, ma quando il presidente Brocco porta alla corte di Amaulo Minincleri e poi prende Minnozzi, oggi comunque giocava Olcese e Minnozzi partiva dalla panchina, cioè parliamo di giocatori di assoluto livello per il girone, non c'è molto, oggi in panchina c'era anche Bugaro, non è che manchi il materiale. Dal punto di vista tecnico serve magari più tigna, serve più voglia di lottare, più voglia di vincere, e quindi il Pineto potrebbe migliorare la sua classifica, altrimenti non si spiega giocatori come Paoli, come Pepe, come Salvatori, cioè, parliamo di giocatori che sarebbero titolari più o meno in tutte le squadre di questo raggruppamento, ma anche in tante altre squadre di vertice di altri gironi. È una squadra che deve fare di più, c'è poco da fare. Potenzialmente il Pineto ha 8 punti di ritardo dalle squadre di vertice, 5 più la partita che manca, Notaresco e Campobasso. E 8 punti potenziali in 10 partite sono un'enormità per gli investimenti fatti dal Pineto e per la squadra che è stata allestita. Quindi è chiaro che a questa squadra bisogna chiedere di più, e farebbe bene il Presidente a chiedere di più. Domenica quasi sicuramente il Pineto non giocherà, perché era in calendario Agnonese-Pineto, ma l'Agnonese ha il focolaio Covid, anche questo è un argomento spinoso che andrebbe affrontato, perché non è possibile che Recanatese e Pineto, è ormai un mese che non giocano una partita e accumuleranno 4-5 partite da recuperare. Io non so cosa sta accadendo all'interno di quelle situazioni. Sì, ci sarà questo focolaio, ma in qualche modo bisogna anche stimolare questi club a riandare in campo con quei giocatori che sono a disposizione, perché altrimenti il ritardo di partite che si accumula è notevolmente ampio. Però Pineto, quando tornerà in campo contro i Fiuggi tra 2 settimane, deve far partire una nuova stagione, perché così non va bene. Guarda, rispecchia il carattere dell'allenatore senza carattere. Amaulo, via Amaulo subito, Valerio da Pineto. Probabilmente mi sembra un po' duro. Un po' duro, però effettivamente, e chiudiamo poi l'argomento Pineto, Roberto, e ti salutiamo. Quello che dice Andrea è vero, e rivediamo la classifica, perché in realtà è vero che sono potenzialmente 8 punti di distacco dalle prime due, ma il problema è che quando saranno completati i recuperi potrebbero essere tante le squadre davanti. È quello che dicevo prima, sicuramente, cioè comunque ci si aspettava indubbiamente di più da questa squadra, diciamo una partenza sicuramente con meno punti persi per strada, e ovviamente, come dicevo, la Recanatese, che io non penso, insomma, perderà tutte e 4 le partite da recuperare, così come anche col Monte Giorgio, è una squadra che sta facendo bene in questo momento. Oggi è andata a vincere alla fine a Tolentino 4-3. Per cui, insomma, sono squadre che comunque stanno facendo bene e che potrebbero effettivamente scavalcare il Pineto. Il Pineto ha pareggiato con la Recanatese, ha perso in casa contro il Notaresco, ha pareggiato 2-2 con la Cinzia, e la Cinzia ai punti avrebbe meritato qualcosa in più. Cioè, quando il Pineto si è confrontato con le squadre pari grado,
non ha dato dimostrazione di poter essere superiore a queste, non ha mai vinto una partita con queste pari grado e sta accumulando, ripeto, mediamente un punto a giornata di ritardo. C'è da fare di più, è giusto che il presidente pretenda di più dalla sua squadra. Sì, ma infatti Brocco non era contento dopo l'ultima uscita casalinga. Eh sì, ci credo. Va bene. Roberta, io ti saluto, ti ringrazio per il momento, tanto poi ci vediamo nei prossimi appuntamenti. Domenica sei a? Domenica penso che io osserverò un turno. Ah, anche te, ma non per Covid. Mancherebbe. Dovremmo essere qui per Pineto Fiuggi. Che è la prossima ancora. Yes. Va bene, grazie Roberta, buona serata. Ciao a tutti. Ci vediamo presto. Noi invece cambiamo argomento dal bianco-azzurro, andiamo al bianco-rosso, che oggi è il bianco-rosso Vastese, che vedeva l'esordio di Fulvio D'Adderio sulla panchina aragonese, il pareggio nel finale contro la capolista, adesso co-capolista insieme al Notaresco, 2-2 tra Vastese e Campobasso, il servizio. La Befana dell'Aragona di Vasto porta in riva all'Adriatico un 2-2 non troppo spettacolare su un campo ai limiti della praticabilità. La Vastese torna a fare punti e inizia degnamente l'era D'Adderio. Il Campobasso si lecca le ferite e dimentica di essere difesa bunker dopo i 6 gol al passivo negli ultimi 3 turni. Evidente la divergenza di facce della squadra di Cudini, che in trasferta ha vinto una sola volta su 4. Dirige il signor Vingo di Pisa. Nella prima parte la gara è abbastanza equilibrata, con la Vastese che bada a non mettere sbavature, mentre il Campobasso cerca il guizzo giusto, che arriva al 16° minuto, in cui è bontà a guadagnarsi un calcio d'angolo. Dalla bandierina si presenta Esposito, traiettoria deviata in rete con maestria dallo stesso Bontà, che nel gioco aereo ha davvero pochi rivali. Rosso-blu in vantaggio all'Aragona e per il centrocampista di Cudini è il 6° gol in 9 giornate. Dopo il gol il Campobasso diventa padrone della gara al 31° in piena area di rigore. Zammarchi a tagliarsi uno spazio e a mettere al centro, allontana Valerio, riprende Brenci che conclude però troppo debolmente, presa di Rienzo. Al 36° Moviola da chiamare in causa, cross di Obodo, stacco di Martiniello, la palla finisce addosso a Fabriani. Qualcuno della Vastese invoca un braccio, ma ingiustificatamente. La Vastese pareggia quasi a sorpresa al 37°, punizione distante di Bernardi, allontanata da Menna. Valerio conclude di prima intenzione, forse Piga si tuffa con troppo anticipo e la palla finisce in rete. Esultanza rabbiosa di Valerio, che smette la maglietta e rimedia un giallo, mentre D'Adderio si gode un parziale che vede riprendere la capolista soltanto per qualche minuto, perché il Campobasso ha la giusta reazione nei minuti finali. Siamo al 40° quando è Brenci ad aprire un corridoio per Candellori, c'è un buco difensivo dei bianchi e il gol di rapina del centrocampista rossoblu. Il Campobasso passa in vantaggio a ridosso della fine del primo tempo. Dopo un minuto di recupero tutti all'intervallo, con le immagini di Francesco Di Rienzo siamo nella ripresa. D'Adderio decide di cambiare dal primo minuto, dentro Cardinale, fuori Gentile per Cudini. Il Campobasso va bene così com'è, Candellori carica il destro al 6°, ma la palla è molto imprecisa. Replica Vastese al 13° sugli sviluppi di un angolo, incrocia di testa Martiniello con presa a terra di Piga. Intorno al 20° fuori Fabriani, dentro Martino nei rossoblu. Al 24° conclusione di Brenci con palla sul fondo, la Vastese ci deve provare. Al 26° dopo il cross di Obodo da sinistra al centro, i bianchi reclamano un braccio di Van Zan, ma qui il direttore di gara non ravvisa irregolarità. Un minuto più tardi, grande occasione per il tris di marca ospite, Cogliati si fa in 4 sulla sinistra, mette in mezzo dove Zammarchi manca il pallone. Al 28° cross interessante avvitato di Meola, Valerio si tuffa sul pallone ma colpisce Piga, i due rimangono frastornati a terra per qualche secondo. Al 33° la punizione di Obodo non inquadra la porta, mentre i tecnici provvedono ad una girandola di cambi. D'Adderio fa entrare Sorgente al posto di Di Filippo, Cudini getta nella mischia Sforzini e Tengorang in luogo di Brenci e Zammarchi. Ancora forze fresche per D'Adderio, dentro Martinez per Meola, un cambio che poi si rivelerà quello più giusto. Nel finale al 44° Cudini inserisce anche Sbardelli.
Gardel al posto del capitano Bontà, che cede la fascia a Menna. Vengono assegnati 4 minuti di recupero, al secondo dei quali Sbardella precipita addosso all'avversario e un fallo abbastanza gratuito, dal quale poi nasce la punizione di Martinez, trasformata nel 2-2 finale ed insperato degli abruzzesi, complice una barriera rossoblu distratta ed un Piga forse in ritardo. Finisce con un pareggio che per Fulvio D'Aderio ha il sapore della vittoria, mentre un Brodino che ha le sembianze di sconfitta per un Campobasso che conserva il primato, ma che pare sia diventato squadra abbastanza vulnerabile. Queste le immagini del pareggio 2-2 dell'Aragona. Diamo la buona serata a Stefano Recanati, di ritorno da Genzano di Roma. Ciao Stefano. Buonasera a tutti. Ciao. E ovviamente diamo la buona serata al telefono al tecnico della Vastese, Fulvio D'Aderio. Buonasera mister. Buonasera. Allora, ha sentito in audio il servizio della partita. Vale come una vittoria questo pareggio? No, pareggio non vale come una vittoria, perché i punti sono sempre, è sempre uno, e quindi vale come un pareggio. Però è contento, insomma, della reazione, del fatto che questa squadra sia fino alla fine rimasta agganciata alla partita? Questo sì, una nota positiva è proprio questo, ma soprattutto di aver cercato nel secondo tempo con più coraggio di cercare di mettere in difficoltà il Campobasso, quello che ci è mancato un po' al primo tempo, dove eravamo abbastanza timorosi. Che Vastese ha trovato Fulvio D'Aderio nel passaggio 2020 al 2021? Insomma, per lei è una nuova sfida di fatto cercare di far risalire il più possibile questa squadra? Ma ho trovato, come dicevo prima, una squadra un po' timorosa, una squadra titubante, con qualche difficoltà, ma soprattutto sotto il profilo proprio delle idee, e quindi ho trovato una squadra frastornata, un po' confusa. Quando non vengono i risultati, purtroppo si cade anche in queste situazioni, e quindi poi bisogna essere bravi ad uscirne fuori e a ritrovare quello che è poi la via da perseguire. Questa è una squadra, mister, è stata trasformata nel corso dell'anno in alcune circostanze, sono arrivati dei giocatori, sono partiti altri, ecco, ci sarà adesso con la gestione D'Aderio anche ci saranno ulteriori aggiustamenti in corso d'opera? Ma certamente qualcosa si potrà fare. Bisogna valutare bene qual è la soluzione da adottare, e non solo la soluzione, trovare le pedine giuste per trovare la soluzione, e quindi è questo che bisogna fare, perché prendere tanto per prendere, bisogna prendere le persone giuste, mirate, che siano pronte, e in questo mercato non è semplicissimo. Abbiamo avuto anche un'altra defezione con un attaccante, e quindi stiamo vedendo come valutare bene tutto. Bisogna valutare il gioco, bisogna valutare la fase offensiva, bisogna valutare la fase difensiva, bisogna valutare i giocatori. Non è che in 10 giorni si può fare più di tanto, ma bisogna farlo. Uomini giusti, lei ha parlato di attacco, in quale reparto? L'attacco oppure ci sono... No, io non ho parlato di attacco, ho parlato di... abbiamo avuto una defezione in attacco, okay. E quindi problematiche in attacco, quindi non abbiamo parlato di soluzioni in attacco, abbiamo avuto una defezione, quindi oggi in attacco l'alternativa era Sorgente, e quindi... abbiamo operato con quello che avevamo, perché appunto c'è stata una defezione, e quindi numericamente eravamo anche corti. La difficoltà maggiore sono gli under, e questo è il problema maggiore.
perché oggi se tu volevi mettere un 99 che era sorgente, dovevi cambiare un po' tutto, e quindi ci voleva anche un giocatore che potesse entrare e desse una mano diversa, ma anche under, e non ce l'avevamo. Andrea, hai qualche considerazione? Sì, un saluto al mister D'Adderio. Le chiedo cosa ha pensato, tenuto conto che c'era questa coincidenza. Lei è molisano, il primo match proprio contro il Campobasso, che è la squadra di riferimento del Molise ed è anche la squadra, una delle favorite per questo campionato. Quindi un pensiero su questa partita inaugurale per lei, e poi anche un pensiero sul Giulianova, che lei ha allenato, ha scritto anche delle pagine bellissime nella storia del Giulianova, soprattutto nella stagione 98-99, ora però versa in cattive acque. Ecco, un pensiero anche sul Giulianova. Ah, guardi, io ho giocato a Campobasso nell'80, quindi parliamo di 40 anni fa. Sono molisano, ma io ho cercato di portare avanti il nome dei molisani, perché siamo veramente pochi che hanno fatto questa attività, forse come allenatore veramente uno dei pochi. E oggi ci trovavamo contro il Campobasso, ma per me era la normalità, perché comunque io sono l'allenatore della Vastese. Auguro a loro qualsiasi bene che loro vogliano, ma io auguro a me stesso e ai tifosi di Vasto e ai miei ragazzi di trovare la soluzione per vincere contro il Campobasso. Per quanto riguarda il Giulianova, lì per me è stata un'esperienza molto bella. I miei figli hanno fatto l'asilo e le elementari a Giulianova, sono stati 2 anni belli, sono ritornato un'altra volta il terzo anno e ci siamo salvati, e quindi penso che abbia dato, forse è stato anche il miglior risultato in C1 di tutti i tempi, perché noi arrivammo quarti, sì, e facevamo tantissimi punti, ora non li ricordo quanti, però forse fu la squadra che ha fatto meglio in quella categoria. Però avevamo anche fior fior di giocatori e anche una società di ottimo livello, che era quella rappresentata da presidente Quartiglia e vicepresidente Domenico Angelozzi. E quindi il mio ricordo è sempre ottimo, ma devo dire sinceramente, quando uno si comporta bene e cerca di essere serio nelle cose, poi si trova bene dappertutto. Poi i risultati possono venire, non possono venire, sono stato anche esonerato da Giulianova, però sempre a testa alta, torno ancora volentieri quando capita, perché ho ancora degli amici, e la vita è questa, insomma. Certo. Si vede anche in altri ambienti, con la stessa squadra un anno si lotta per vincere, l'anno dopo si lotta per non retrocedere. Purtroppo il calcio non tutti gli anni sono uguali. Mister, in chiusura, prima di salutarla, insomma, come inizio non c'è male. Oggi la capolista Campobasso, domenica la co-capolista, che è diventata oggi Notaresco, poi giocherete in casa contro il Castelnuovo. Insomma, se avesse potuto scegliere, si sarebbe probabilmente scelto un inizio con un calendario magari più morbido. Ma è inutile, io sono contento comunque di essere rientrato, ho fatto questa scelta pur conoscendo poco l'ambiente e la società. Sono contento di questo, ora sono contento di allenare questi ragazzi, di allenare questa squadra. Sapevo dell'importanza e il blasone di questa società, anche se ora si chiama Vastese, ma io ricordo molto bene, perché purtroppo gli anni passano, ricordo molto bene la Provasto, però o la Provasto o la Vastese fanno parte della storia, oggi fanno parte anche di me stesso, e quindi io devo far sì che le cose debbano andare in un certo modo, e da parte mia l'impegno per lavorare assiduamente e spero proficuamente. Mister, in bocca al lupo allora e buon lavoro.
La ringrazio moltissimo, buona serata a tutti quanti voi, grazie, buona serata. Grazie, grazie a Fulvio D'Aderio, allenatore della Vastese. Noi ci vediamo le interviste del post gara e poi andiamo in pubblicità, perché poi con Stefano, che è appena rientrato dopo un viaggio, insomma, non proprio corto, no, a Genzano, ti abbiamo aspettato per il Castelnuovo, grazie, sappilo. Ci vediamo le interviste di Vastese e Campobasso e poi dopo la pubblicità rientriamo con Cinzia Albalonga, Castelnuovo. Ma ovviamente è un risultato che fa poca classifica, ma fa molto morale. Noi avevamo bisogno di una grande prestazione che è avvenuta oggi contro il Campobasso sotto il profilo della volontà, della voglia, della determinazione, ed è quello che probabilmente è mancato nelle partite precedenti. È un risultato importantissimo che probabilmente ci prospetta verso un inizio di un nuovo campionato, perché bisogna anche dire che al di là dei problemi che ha creato il Covid, ma questo l'ha creato un po' a tutti, bisogna riconoscere che noi in 3-4 mesi abbiamo avuto difficoltà dal discorso di Agovino, poi da lì ci sono state le incomprensioni sia all'interno della squadra, insomma c'è stata un po' di confusione dovuta alle dimissioni di Agovino, però adesso siamo pronti per rilanciarci, speriamo con l'avvento di D'Aderio, che è un uomo d'esperienza, sicuramente non lo devo dire io, però sicuramente la Vastese è pronta anche per fare qualche aggiustamento, perché è necessario farlo, però speriamo di poter intraprendere la strada giusta. Buona perché su un campo difficile col cambio di allenatore è una buona partita. C'è il rammarico di nuovo aver portato a casa i 3 punti finali nel recupero, quindi questo è l'unico rammarico che posso dare ai ragazzi. Sicuramente l'abbiamo gestita bene, forse gli ultimi minuti andavano gestiti meglio, questo può darsi, però poi gli episodi fanno a volte la differenza, in positivo e in negativo, questa volta ci è andata male, però ai ragazzi ho fatto i complimenti perché la partita è stata fatta come dovevamo. Mi è mancato sferrare il colpo di grazia alla Vastese? Sicuramente sì, sarebbe stata la giusta coronazione di questa partita, però poi in campo ci sono anche gli altri, quindi non siamo stati in questo bravi, forse, però come ripeto non abbiamo sofferto la Vastese se non in un calcio d'angolo forse. Per il resto la partita andava fatta così, l'avevamo preparata così e sapevamo che poteva essere così, quindi non ho rammarico sulla prestazione e sui ragazzi, ho rammarico sui dettagli che alla fine ci costano 2 punti, questo sì. Eccoci rientrati, ultimi 15 minuti insieme con l'Abruzzo del pallone, ovviamente con te Stefano parleremo del pareggio, tanto è diventato tutto verde qui, mamma mia, del pareggio del Castelnuovo a Genzano contro la Cinzia Albalonga. Intanto però Andrea, giustamente, durante la pubblicità, perché poi bisogna essere giornalisti fino in fondo, quando D'Aderio ha detto quarto posto a Giulianova, poi è andato a cercare la rosa di quel Giulianova 98-99. Sì. Squadra... Una gran squadra, avevo qualche piccola reminiscenza, ma insomma poi andare a vedere, sto spulciando la rosa, Umberto Calcagno che poi ha fatto carriera in Asso Calciatori, poi noi vari... ti sentiamo male Andrea, forse il microfono? Sì, perché ti sei dimenticato. Ho perso il microfono che adesso mi risistemo. No, stavo dicendo che in quella rosa c'erano giocatori importanti, qualcuno lo ricordavo, qualcuno di questi, Umberto Calcagno che ha fatto poi fortune in Asso Calciatori, Gennaro Del Vecchio, Luca Evangelisti, Fabrizio Ferrigno, Beppe Giglio, Stefano Grilli chiaramente in porta, Marco Lopinto, Luigi Molino, Vincenzo Moretti, Maurizio Peccarisi e tanti altri, insomma una squadra che effettivamente ha fatto la storia del Giulianova portando questo club fino al quarto posto in quel campionato di serie di C1, e grande merito anche a D'Aderio che fu il trainer di quella squadra. Stefano, ci vediamo al tuo servizio, 2-2 a Genzano tra Cinzia Albalonga e Castelnuovo, servizio. Nel giorno dell'Epifania torna dopo la sosta il campionato di Serie D, che vede di fronte allo stadio Bruno Abbatini di Genzano Cinzia Albalonga e Castelnuovo. I laziali, in ripresa dopo un avvio non avvincente, cercano la risalita in classifica e si schierano in campo con il 3-4-3 con l'ex Lanciano Rosani al centro della difesa. A centrocampo Di Cairano a far coppia con il belga Van Ransbeck, in avanti Cardella con Oggiano e Spano. Il Castelnuovo si schiera in formazione tipo con la sola defezione di Olivi, al suo posto c'è il senegalese Sek.
A centrocampo Croce e Loviso, in avanti ci sono Di Ruocco, Emili ed Egidio, dietro l'unica punta Fagioli. A dirigere la contesa Rispoli di Locri. Gara dai ritmi subito alti con i padroni di casa pericolosi al quinto, con il centravanti Cardella che in aria ha lasciato libero sbaglia completamente il colpo di testa. Il Castelnuovo gioca senza paura e ci prova all'undicesimo con De Gidio sulla destra, ma il numero 7, dopo aver saltato un avversario, sbaglia il passaggio decisivo verso Emili, che avrebbe potuto mettere in rete a porta vuota. Si fa preferire ancora il Castelnuovo, che al quarto d'ora si conquista un calcio di punizione da posizione pericolosa. Alla battuta lo specialista Loviso, che centra in pieno la traversa con Santilli immobile. Alla mezz'ora un'occasione per parte per passare in vantaggio. Prima il Castelnuovo a provarci dopo una ripartenza veloce con Di Ruocco, che va in azione solitaria, ma il suo tiro è centrale per fermare la formazione di casa. La risposta del Cinzia arriva da un'azione d'angolo con Cardella, che sale in cielo ma non inquadra lo specchio della porta. Questa resta l'unica azione pericolosa del primo tempo dei laziali, che subiscono la reattività sulle seconde palle della formazione abruzzese, come al 35esimo, quando Loviso raccoglie un pallone vagante al limite dell'area, ma la sua conclusione è presa dal portiere. Ma sul finire di prima frazione la supremazia del Castelnuovo viene premiata. Recupero palle in mezzo al campo con Fagioli, che allarga per De Gidio, che si aggiusta il pallone e fulmina con un diagonale preciso all'estremo di casa Santilli. Ad inizio ripresa subito un cambio tra le file della Cinzia al Balonga, con Carrullo dentro al posto di Santoni, con i laziali che tornano a 4 in difesa. Al sesto minuto la squadra di casa trova subito la rete del pari, errore in mezzo al campo del Castelnuovo che spiana la strada alle ripartenze di Angelilli, che si appoggia su Oggiano, bravo poi a disegnare una parabola imprendibile per Natale. I laziali giocano con un altro piglio questa ripresa e ribaltano la contesa al 24esimo con Angelilli, bravo a liberarsi di un avversario al limite dell'area di rigore, e poi con un destro a giro va a togliere la ragnatela della porta difesa da Natale. Il Castelnuovo a questo punto accusa il colpo e fatica a imbastire azioni degne di nota. Allora Di Fabio corre ai ripari e effettua un triplo cambio, mandando in campo Manari, Sbarbati e Bregasi. Ma al 36esimo piove sul bagnato quando il direttore di gara, richiamato dal primo assistente Pulcinelli di Siena, estrae il rosso diretto a San Severino, reo di aver detto qualche parola di troppo dopo un rigore non concesso ai suoi danni. Ma il Castelnuovo ha 7 vite nell'ultimo minuto di recupero, agguanta il meritato pareggio con Sbarbati, più veloce di tutti, a mettere in rete un pallone vagante in area di rigore. Al triplice fischio finale, gioia in casa Castelnuovo per un pari insperato per come si era messa la partita nella ripresa. Domenica si torna in campo quando al Comunale arriverà il Vasto Girardi. Mastica amaro invece il Cinzia al Balonga per aver buttato via 3 punti proprio sul finale di gara. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo e dal punto di vista tattico proprio una partita perfetta. Abbiamo fatto gol, non abbiamo concesso niente a loro, che è una squadra molto forte, soprattutto in alcuni elementi molto tecnici, molto bravi. Guarda caso poi nel secondo tempo gli abbiamo concesso 2 ripartenze, perché abbiamo preso 2 gol su 2 errori, avevamo la palla noi, 2 passaggi sbagliati, con 2 ripartenze e 2 grandi eurogol da parte del Cinzia, e siamo trovati sotto. Poi dopo anche l'espulsione ci ha complicato un po' la vita, però questi ragazzi non mi finiscono mai di stupire, perché ci credono, non mollano mai, a differenza magari della domenica scorsa, dove chi era entrato magari non era entrato col piglio giusto. Oggi quelli che sono entrati sono stati veramente cattivi e ci hanno creduto fino alla fine. Il gol di Sbarbati è coronamento di una buona prestazione che non meritava sicuramente la sconfitta. Lei che era lì vicino, che cosa è successo nell'azione che ha portato all'espulsione di San Severino? Guarda, io ho chiesto al guardalinee per sapere le motivazioni, lui non mi ha voluto rispondere. Sono tornato dentro, ho visto il ragazzo che piangeva, diceva: mister, io guardalinee non ci ho parlato per niente, stavo solo discutendo con l'avversario e ci stavamo dicendo delle parole, ma il guardalinee non c'entrava assolutamente niente. Quindi non lo so, devo credere al mio ragazzo, però cambia poco la sostanza. La cosa importante è che siamo riusciti a pareggiare questa partita, ci portiamo a casa questo punto che sicuramente fa, oltre alla classifica, fa molto morale. Contenti per il gol di Sbarbati, un ragazzo arrivato in punta di piedi tra mille problemi, che finalmente ha coronato anche il sogno del primo gol col Castelnuovo.
No, siamo penso che siamo contenti tutti, dal primo all'ultimo compagno di squadra, dal primo all'ultimo dirigente, perché è un ragazzo che ha attraversato un brutto periodo e col sacrificio, col lavoro si è messo in discussione, e stava tornando, era tornato in formissima, si è rifatto male un'altra volta, quindi oggi è entrato, ha fatto gol, siamo strafelici tutti quanti per lui. Sottotono non direi, anche perché devo fare anche i complimenti al Vomano che ha fatto anche lei un buon primo tempo, è stata una partita nel primo tempo con un po' troppe occasioni sia da una parte che dall'altra, evidentemente nel primo tempo siamo tutte e due le squadre hanno cercato di offendere, ma offrendo troppo il fianco. Poi hanno trovato questo gol a fine primo tempo, quest'oggi portava bene i finali. E poi il secondo tempo abbiamo cambiato qualcosina e credo che abbiamo fatto noi la partita per quasi tutto il secondo tempo. Quale sarà l'obiettivo dell'Alba Longa? L'obiettivo è quello di stare là insieme al gruppone, perché questo è un campionato, come dicono tutti, anomalo. Non si sa niente come può finire, partite sospese, si gioca ogni tre giorni. Perciò l'importante è stare là nel gruppone e poi vedere chi è più bravo e soprattutto più fortunato a livello di infortuni, Covid e quant'altro. Stefano, pareggio giusto? Sì, pareggio giusto, dai. Un tempo per parte, sarebbe stato troppo non riportare, troppo brutto non riportare punti per il Castelnuovo dopo la partita che ha fatto, soprattutto il primo tempo, quindi pareggio giusto. Ritrovare Sbarbati, gol davvero quasi all'ultimo istante, però è importante perché dà alternative ad un reparto offensivo che, lo ricordiamo, è il vice capocannoniere, che è Stefano De Giglio, che ha segnato con oggi 6 gol. Che poi gioca sulla tre quarti esterno, quindi non è nemmeno un attaccante centrale. Per fortuna per il Castelnuovo, che nel momento in cui Sbarbati ha avuto altri problemi dopo l'anno e mezzo di fermo ai box, ha trovato Fagioli, che non sta facendo gol ma sta facendo bene nel reparto avanzato, fa molto movimento, fa molto gioco, dà quei tempi di gioco anche agli esterni d'attacco di entrare e andare a calciare in porta. Però ritrovare Sbarbati secondo me è positivo per la squadra di Di Fabio, perché comunque è sempre un calciatore che ha fatto sempre bene, è un giocatore che ti può permettere di andare in doppia cifra. Abbiamo visto proprio adesso la punizione, ma al netto della punizione, mentre rivedevamo le immagini nel servizio, tu mi dicevi, togli la punizione, l'ho visto mostruoso. No, guarda, è un giocatore secondo me che con la Serie D a questa età ancora non c'entra niente, cioè in C giocherebbe da tutte le parti, c'è sempre in mezzo al campo, anche in fase difensiva, perché tu dici sta lì in mezzo, gioca palla, invece no, anche in fase di ripiegamento c'è sempre, ha aiutato la difesa e poi ha sempre una parola per i compagni. Sul gol del 2-1 per la Cinzia Alba Longa, che poteva tagliare le gambe a tutti, ha detto ragazzi siamo 0-0, pareggiamo. Hanno pareggiato. Assimilata, poi lo chiedo anche ad Andrea, assimilata quindi la sconfitta col Notaresco prima della pausa, perché poi queste sono... ci vuole subito un segnale. Credo di sì, perché perdere anche oggi poi sarebbe stato troppo difficile, perché poi c'è il Vasto Girardi in casa, c'è il derby con la Vastese, e fino adesso nei derby non hai mai vinto, hai perso col Pineto e hai perso col Notaresco, quindi oggi fare punti su un campo difficile, su una squadra costruita anche per vincere, secondo me è un segnale positivo. Andrea, assimilata dunque il 2-1 di qualche giorno fa, del 2020, col Notaresco? Beh sì, io oggi ero rimasto impressionato dal primo tempo giocato dal Castelnuovo, grande personalità e grande qualità sul campo di una squadra forte, che è la Cinzia Alba Longa, una squadra che ha delle grandi individualità ed è anche una squadra che sta dimostrando di potersela giocare con le migliori. Castelnuovo ha giocato un grande primo tempo e anche quando la Cinzia è uscita fuori, Castelnuovo si è inchinato di fronte a due gol bellissimi che denotano anche la grande caratura, il tasso tecnico di determinati giocatori. Angelilli era nel Matelica di Tiozzo, che ha macinato punti su punti. Lo stesso Giano, abbiamo visto l'Eurogol contro il Matese, oggi un altro gol splendido, giocatore come Cardella lì davanti, è una squadra, Rosania dietro, è una squadra assolutamente forte. Castelnuovo è una matricola, è andata lì
e ha giocato la sua grande gara nel primo tempo, e poi nella ripresa, nel momento più difficile, in 10 uomini, ha avuto il merito e il coraggio di rimontare. Quindi è un punto assolutamente strameritato e che dice tanto della splendida stagione che sta giocando la squadra di Di Fabio. E quella sconfitta con Notaresco è un incidente di percorso determinata anche lì da due grandi soluzioni balistiche di Frulla. Ecco, adesso c'è la partita contro il Vasto Girardi, Stefano, e poi ci sarà un derby con la Vastese a Vasto. Sì. Ecco, che tipo, dopo questo pareggio, acciuffata con queste modalità e giocando anche molto bene, soprattutto nel primo tempo, che tipo di Castelnuovo ti aspetti in questi 180 minuti? Allora, è un Castelnuovo che, come dice lo stesso mister Di Fabio, se gioca con quella cattiveria agonistica, se fa la gara dal primo minuto, è una squadra che può dare fastidio a chiunque, può fare risultato su qualsiasi campo. Se è una squadra che invece è in giornata, no, non riesce ad avere quel ritmo partita, a mettere quella forza, quella cattiveria agonistica che tanto mister Di Fabio esalta ogni volta che lo sento, anche per nei prepartita, e allora farà difficoltà il Castelnuovo. Ma credo che in queste partite fino adesso su pochi campi ha sbagliato, credo, a Castelfidardo. Assolutamente sì. In 10 secondi ci racconti il retroscena dell'espulsione di San Severino? Che devo chiudere. Allora, c'è stato questo fallo in area di rigore dove San Severino ha chiesto il rigore. Ci sono state delle parole col terzino che aveva commesso questo presunto fallo. Poi San Severino ha risposto al giocatore e il guardialine pensava queste parole fossero rivolte a lui e poi ha chiesto all'arbitro di buttarlo fuori. Ecco, è successo questo. Prossimo turno, Maurizio. Eccolo qua. Aprilia Rieti. Campobasso Recanatese, Castelfidardo, Atletico Porto Sant'Elpidio, Castelnuovo Vasto Girardi, Fiuggi, Cinzia, Albalonga, Matese, Tolentino, Montegiorgio, Giulianova, Notaresco, Vastese. Abbiamo visto che Pineto probabilmente salta il turno con l'Agnonese, poi ci saranno certamente anche altre gare che potrebbero essere rinviate. Comunque staremo a vedere, sarà domenica, si torna subito in campo. Grazie a Stefano Recanati, ciao Stefano. Grazie, buonasera. Grazie Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao, buonasera a tutti. Grazie a Maurizio da Winner Regia, grazie a tutta la squadra di TV6 che anche oggi ha lavorato alacremente per l'Abruzzo del pallone, che torna domenica alle 19:30 su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buona serata.